Ci spostiamo in Nepal ora perché un aereo con 72 persone a bordo si è schiantato vicino all'aeroporto di Pokhara. Almeno 68 i morti già accertati, si cercano eventuali sopravvissuti. Sentiamo Giuseppe Rizzo. Gli ultimi istanti ripresi con un cellulare, l'aereo perde rapidamente quota, sfiora le case. Poi lo schianto, il fumo oltre i tetti, il bimotore della Yeti Airlines partito dalla capitale Kathmandu finisce in una gola appena oltre la periferia di Pokhara, a 2 chilometri dalla sua destinazione, l'aeroporto inaugurato solo 2 settimane fa. I militari si calano con le funi nel tentativo disperato di salvare almeno qualcuna delle 72 persone a bordo, tra loro russi, indiani, australiani, anche un irlandese e un francese. È da Pokhara che partono le escursioni dei turisti nella zona dell'Himalaya. Incidente tragico, dice il premier Pushpa Kamal Dahal, che ora chiede test su tutti i voli nazionali. Nessun indizio, per ora, sulle cause dello schianto. Il Nepal ha un triste primato, 67 incidenti aerei in 60 anni, poca manutenzione, scarsa formazione del personale, denunciano oggi i media locali, ma anche piste difficili e un clima imprevedibile. Da tempo l'Unione Europea ha vietato a tutti i vettori nepalesi l'accesso al suo spazio aereo.